Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di My Fitness Diary. Parto con la premessa che questo video sarà abbastanza breve perché non ho molti contenuti da portare in questo momento, visto che non posso comunque fare allenamenti, già quella parte manca. Non so, consigliatemi voi magari qualcosa, scrivetelo nei commenti. Non so, volete sapere quali integratori prendo? Volete che ve li mostri, che vi spieghi cosa mangio di preciso, se volete dei full day of eating, scrivetelo nei commenti. Un altro mese è passato, come avete potuto vedere all'inizio del video, nonostante le abbuffate di Pasqua, Pasquetta e varie challenge, senza potermi allenare decentemente in palestra, il mio peso si è ulteriormente abbassato. Però vabbè, visto tutto quello che ho mangiato e il quanto poco mi sono allenato, mi ritengo comunque soddisfatto. A parte non aver messo massa grassa, anzi averla ulteriormente diminuita, ahimè mi vedo sempre più secco. Purtroppo la perdita di massa magra è costante, ahimè, perché senza allenamenti con dei sovraccarichi il solo corpo libero comunque non basta per mantenersi, nonostante lo svolga 6 giorni su 7. Non ci posso fare niente, e come penso non possono farci niente molti altri che sono nella mia stessa situazione, che non hanno una home gym. Pazienza, solo quello, non c'è altra cosa da fare, solo avere pazienza. L'unica cosa che qui sta crescendo sono i capelli, tanto che mi sono dovuto mettere un cerchietto in testa perché sennò non stanno più insieme, e chi mi segue anche su Instagram l'avrà sicuramente notato. Quando tutta questa storia del virus sarà passata, allora torneremo in palestra più carichi di prima e metteremo su un sacco di massa magra. E voi ragazzi, come lo state passando questo periodo? Vi siete creati la vostra home gym o vi affidate solo al corpo libero? Fatemelo sapere nei commenti. Nel frattempo io cercherò di mantenere il più possibile questa forma fisica, di perdere il meno massa magra possibile, ma cercherò di bruciare ancora di più la massa grassa. Nel senso, mi piacerebbe arrivare intorno al 10%, adesso sono all'11%, e lì mantenermi, cioè una volta che sono al 10%, stare lì finché non sarà possibile tornare a allenarsi decentemente in palestra. Finalmente dal 4 maggio si potrà di nuovo uscire a correre, quindi cardio a manetta, niente scuse. Tutta questa attività di cardio mi aiuterà molto a prepararmi e smaltire le mie Man vs Food Challenge. Questo video si conclude qui, spero vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, un commento e condividetelo più non posso, così il canale cresce. E mi raccomando, se non siete ancora iscritti, fatelo subito. Seguitemi anche su Instagram, dove potrete vedere la mia alimentazione, i miei cheat day, cazzate varie e, quando sarà possibile, allenamenti. Vi lascio il link in video e in descrizione. Per My Fitness Diary, appuntamento tra un mese, ma noi ci rivedremo presto in un prossimo video.